Cari eccoci, gara 1 plus 2 in partenza. A partenza rivediamo. È un shot. Due piloti ti incazzi. Vi seguiamo, vi vediamo sul sato della casina. Se qualcuno esagererà, no, meno male, tutti belli tranquilli. E vediamo una seconda posizione, un'intruppata ma meno male senza alcune conseguenze. È una bella gara anche la QX2, signori. La Ceratesi è ancora dolorante dagli ultimi infortuni, sicuramente vorrà fare una gara per portare a casa punti pesanti e salvaguardarsi il campionato, ma non, certo non andrà ad attaccare sui primi giri. Vediamo invece un Agosti molto aggressivo, andiamo a controllare sul tabellone dei tempi, la situazione polvere sul tracciato è abbastanza preoccupante, speriamo che bagnino un attimo prima della QX1 perché i problemi potrebbero essere grossi. Vediamo al passaggio sul primo giro la situazione come sia, vediamo arrivare, eccolo qua, dovrebbe arrivare. Sono passati e vi confermiamo Agosti in prima posizione, Terrazzolo e Mastronardi, grande Mastronardi in terza posizione, mamma che polvere signore, allucinante. E Maceratesi esattamente in quarta posizione, ma il gruppo è molto ma molto contatto, compatto. Vediamo un Rondinini e un Cerra che stanno combattendo molto forte. Se il Cerra potrebbe venire fuori, vista la sua prestazione fisica, potrebbe sicuramente venire fuori verso le fasi finali della gara. Agosti sta cercando di imporre la sua marcia, ma il pilota in seconda posizione assolutamente non molla, e Perazzolo non molla. E vediamo Mastronardi come gestisce il passaggio. Mastronardi, e vediamo in discesa, Mastronardi è molto vicino signori, il gruppo dei primi 5 è veramente compatto e stiamo attenti al Mastro perché grande prestazione fisica, un pilota che ha già conquistato il gradino più alto del podio nella QX2, è un pilota di grande esperienza, veramente in grande lotta. E con la polvere non riusciamo a vedere, comunque sicuramente Agosti in prima posizione e vediamo Perazzolo in seconda. La situazione polvere è abbastanza pesante per quanto riguarda la posizione, vediamo un Agosti in prima posizione, un Perazzolo. Rondinini si è infilato in terza posizione, seguito da Maceratesi e un Mastronardi che ha dovuto mollare. E Maceratesi, facciamo la gara piano, facciamo la gara piano, mi sembra che Maceratesi la gara piano non la stia facendo, è sicuramente in grande controllo, il buon Maceratesi è in grande controllo e Mastronardi invece sta perdendo un po' di verba e un po' di aggressività e sta prendendo secondi pericolosi dai primi e soprattutto adesso lo vediamo attaccato da un Cerra e Cerra è pilota molto ma molto aggressivo. Comunque torniamo alle prime posizioni che se lo meritano, vediamo un Agosti che sta dominando,
non riusciamo a vedere se ci sia stato un aggancio di Rondinini, esatto, alla seconda posizione, quindi abbiamo un Agosto e un Rondinini. Vediamo Filippo Rondinini, figlio di Gianluca, gli ridato, ridato Q4. Vediamo una possibile segnalazione di bandiera gialla, no, tutto a posto sul circuito. La situazione in polvere peggiora sempre di giro in giro. Ecco arrivare Agosto, Agosto è riuscito a mantenere la prima posizione rispetto a Rondinini, è riuscito anche ad allungare un attimo. E Maceratesi, signori, Maceratesi c'è, Maceratesi c'è, sta per attaccare la terza posizione di Perazzolo. Maceratesi, anche se dolorante, non vuole mollare, tutta la grinta dei meccanici del Team Cozzi. Abbiamo appena visto il sorpasso di Maceratesi ai danni di Perazzolo. Maceratesi si impone nella terza posizione, non vuole far scappare i primi due. Maceratesi c'è, i suoi danni fisici sembrano non rallentarlo in questa fase della gara. Ricordiamo che Agosti nelle libere ha fatto un cappottone veramente, veramente pesante, ma Agosti, Nicolas Agosti, un ragazzo nuovo, purtroppo una piccola imprecisione di guida, una piccola inesperienza tecnica, e subito Filippo Rondinini che si è accaparrato la prima posizione. Ma qui Agosti non deve assolutamente avere fretta, Rondinini può darsi non riuscire a tenere completamente i 15 minuti di gara 1, e Agosti deve riuscire a stare lì, ad esserci e giocarsela negli ultimi giri, deve solo essere concreto e mantenere un distacco recuperabile negli ultimi due giri da Rondinini, che comunque sta veramente sfoggiando un'esperienza tecnica e una concretezza di guida importante. La situazione polvere sul circuito, a nostro parere, sta raggiungendo i limiti del regolamentare. I piloti in più curve non sono in grado di vedere il pilota davanti, ciò è pericolosissimo. Signore, purtroppo i crossodromi sono anche questo, ma se manca la visibilità tutto diventa veramente pericoloso. Vediamo Rondinini che sta allungando perentoriamente, Agosti che comunque mantiene la seconda posizione e Maceratesi che mantiene il distacco su Agosti, Sornione, vecchio lupo, e mantiene la sua posizione. Gara molto intelligente di Maceratesi, gara molto all'attacco quella di Rondinini Filippo, gara dopo una partenza in prima posizione comunque molto concreta di Agosti, ma vediamo che Maceratesi non vuole lasciar scappare Filippo Rondinini e sente di avere un passo leggermente superiore a quello di Agosti. I due sono compagni di squadra e probabilmente avverrà il sorpasso di Maceratesi nei danni di Agosti e un eventuale allungo di Maceratesi su Agosti per mantenere un gap limitato nei confronti di Rondinini. Maceratesi è abituato alla gestione di gara di Rondinini, di Filippo, sa che gli ultimi giri non sono certo i giri vincenti per Rondinini e non vuole assolutamente fargli prendere un gap. Se Rondinini riesce a portare a casa 5 secondi poi non li molla più, quindi bisogna stargli vicino, ed è questo il motivo del forcing di Maceratesi nei confronti di Agosti, che comunque è una giovane promessa, ricordiamo, giovanissimo, potrebbe addirittura correre nella QX3, ma ha deciso di schierarsi nella QX2 in sella ai 450. Grande Nicolas Agosti, Maceratesi Agosti, piloti del Team Cozzi, che in questo momento ha lavorato veramente tanto per dare i mezzi ai suoi piloti, per dare full gas, sono veramente scappati da problemi anche di incidenti. Vediamo Maceratesi alle spalle di Agosti che non molla la posizione, ma sicuramente questo sta rallentando Maceratesi non poco. Un tentativo di sorpasso di Maceratesi, ma Agosti mantiene la centralità della pista.
Rondinini indisturbato, sta anche spendendo poche energie. E comunque il buon Agosti ha smesso di cedere secondi a Rondinini e si sta assestando verso un vantaggio, sta assestando il vantaggio sui 3 secondi e mezzo, 4, che sono comunque tanti per gli ultimi due giri, ma Ceratesi è sempre in forcing, deve riuscire, ma Ceratesi se vuole provare a giocare deve riuscire in questo giro, al limite nel prossimo, ad avere la meglio su Agosti. Bisogna vedere se la condizione fisica di Maceratesi glielo consentirà. Comunque grande gara degli alfieri del Team Cozzi e soprattutto grande gara di Filippo Rondinini, che ancora una volta sta mettendo in mostra la sua capacità di sfruttare la gara, la sua tecnica nella gestione della gara e la sua grande esperienza di più anni nella categoria QX2. Ricordiamo che Rondinini è sempre stato un figlio di Gianluca, Filippo Rondinini è sempre stato uno dei personaggi di punta della QX2, anche negli anni passati, dove la QX2 era la categoria con la cilindrata superiore ai 449 cm. Vediamo Filippo Rondinini che arriva sul traguardo, veramente rilassato, veramente disteso. Vediamo Agosti e Maceratesi, il pressing di Maceratesi su Agosti è veramente importante, non vuole rischiare, ma il pressing c'è. L'esperienza di Maceratesi è importante, la nostra impressione è che Agosti stia permettendo il ricompattamento del gruppo dietro a Maceratesi e soprattutto al di là del Peratello vediamo in arrivo un Cerra che è veramente un personaggio ostico, posizione pericolosissima, abbiamo un pilota fermo su un salto, fortunatamente nulla di preoccupante, gli sbandieratori sono entrati perfettamente in funzione, ma la posizione del pilota è veramente molto pericolosa. Eccoci in questa gara 2, continuiamo a seguirvela per la, scusate, gara 1 della QX2, che è un bordello, tutti questi numeri. Vediamo se la situazione polvere sembra avere un leggero miglioramento, se non altro c'è un vento che sta portando nella maggior parte dei punti la polvere fuori dal circuito, quindi i piloti continuano a crearla, ma fortunatamente la situazione vento tende a spostare la polvere al di fuori delle traiettorie, quindi permettere la visibilità dei piloti. Grande azione di forza di Maceratesi che tuttavia non vuole rischiare un sorpasso o un contatto con il proprio compagno di squadra. Filippo Rondinini in dominio, sta andando guidando veramente rilassato con traiettorie pulite. E Peratello è riuscito a passare. Peratello e Cerra sono riusciti a passare Maceratesi. E Maceratesi ha mollato, mamma che pericolo, un piccolo problema per Agosti. E Maceratesi fisicamente probabilmente ha un problema, il pilota è sempre in condizione molto pericolosa, gli addetti alla pista stanno cercando di spostare il mezzo, ma il mezzo è difficilmente movibile. Ecco Maceratesi che ha passato Agosti, probabilmente Agosti ha avuto un grosso problema tecnico e Maceratesi si rimette all'inseguimento del gruppo di testa. Pericolosa, vediamo adesso se la prestazione fisica di Cerra gli consentirà di aggredire Rondinini. Vabbè. Ricordiamo che Cerra, nuovo acquisto, ha deciso di abbandonare il suo abituale Suzuki e di schierarsi su una Yamaha del Team Quaddy Off-Road Motors.
e sinceramente questa soluzione tecnica, l'utilizzo di questo mezzo e l'essere entrato in un team competitivo e professionale ha portato una maggiore concretezza dei suoi risultati e una sua crescita come pilota. Lo vediamo sempre in ruente, c'era comunque solidamente in seconda posizione, segnala i box, sono stanco ma ce ne do. Ma c'era Tesi, comunque dopo essersi liberato di Agosti mantiene la posizione, in quinta posizione porta a casa punti importanti. Rondinini sinceramente sembra allungare, Cerra non sembra nelle condizioni di poter accorciare, sono gli ultimi due giri, non crediamo che, nonostante possa essere ipotizzabile un calo di Rondinini, di Filippo Rondinini negli ultimi due giri, più che un calo certamente non saranno, non sono mai stati i suoi giri veloci gli ultimi due giri di gara, ma vediamo che almeno 5 secondi se li ha accaparrati e con ogni probabilità Rondinini sta gestendo il suo gap che ha nei confronti di Cerra in seconda posizione, e quando Rondinini gestisce il suo gap è veramente un martello, è in grado di togliere, di togliere, di mettere, di girare con qualche decimo in più al giro, ma mantenere anche una freschezza atletica che gli consente l'eventuale difesa della posizione in un ultimo giro al Capo Palma. Bravo Filippo, e stiamo lottando bene, stanno, io già mi sto stancando a fare la telecronaca, ma viene il fiatone, la situazione è polvere e in alcuni, quando cala il vento è veramente pericolosa. Ecco Filippo e vediamo Cerra sempre più aggressivo, Filippo è in gestione del suo gap e Cerra ha abbassato il gap sui 3 secondi, quindi sta recuperando circa un secondo e mezzo su Rondinini. Comunque ha segnalato ai suoi box, ha segnalato che è in crisi con la benzina, quindi probabilmente il suo team è partito con poca benzina per avere una moto leggera e il pilota Cerra con ogni probabilità sente una carenza della benzina nei salti e nelle ondulazioni e quindi sembra scoppiettare la sua moto e infatti ha un andamento abbastanza altalenante all'interno del circuito. Qua è anche abbastanza pericoloso questo perché il pilota potrebbe avere una mancanza di motore proprio sullo stacco dei salti e quindi non avere il pieno controllo dello stato della moto nella gestione del salto, ma vediamo che c'era un grande leone, continua a dare il tutto per tutto per mantenere la posizione in seconda posizione, che sinceramente per Cerra, che non è mai stato molto costante all'interno di questo campionato, è veramente un grande risultato. Comunque da notare anche la gara di Perazzolo e Ruggeri e Maceratesi che sta mantenendo la quinta posizione. Vediamo adesso in arrivo concorrenti, gli ultimi concorrenti, e dovrebbero sbucare in questo momento i primi piloti. Ecco Rondinini ha gestito il gap in modo fantastico e Cerra a un solo secondo da lui, grande Filippo Rondinini, grande Rondinini, gara spettacolare, interessante, grande Cerra che si lamenta, dice cazzo avevo un po' più di benzina, ci provavo, ma probabilmente Rondinini avrebbe mantenuto un'andatura un attimino più costante nell'ultimo giro, avrebbe mollato di meno. Una grande esperienza nella gestione della gara da parte di Filippo Rondinini e nel centellinare decimi sul giro agli inseguitori. Lui chiude sempre quando può in prima posizione accorciando il gap, sfruttando poco la moto e garantendosi una grande concretezza della sua prestazione. Signori Dalfero, per la gara 1 della QX2 è tutto, un saluto.